Certo che non ci possiamo fermare all'assistenza, l'assistenza però è il punto di partenza per permettere di traguardare questa traversata nel deserto e di arrivarci vivi, è come dire la classica borraccia d'acqua senza la quale non si arriva dall'altra parte. Il Cura Abruzzo 2 e legge. Il provvedimento, votato a maggioranza ieri sera dal Consiglio regionale, segue la prima legge Cura Abruzzo varata nel pieno dell'emergenza Covid-19. In questo provvedimento, da circa 70 milioni di euro, ci sono nuove misure a sostegno di famiglie ed imprese nella fase 2 dell'emergenza. Complessivamente saranno 40 i milioni di euro erogati a fondo perduto per i settori del commercio, dell'artigianato, per i professionisti, per gli asili da 0 a 6 anni e per contributi agli affitti degli studenti. 1,7 milioni saranno destinati ai comuni delle zone rosse e 1 milione di euro a quelli che hanno dovuto sostenere le spese dell'emergenza Covid. Verrà rifinanziato con altri 7 milioni di euro il bonus famiglia. 3 milioni di euro andranno alle associazioni sportive dilettantistiche e a quelle culturali, 4 milioni al turismo balneare, 3 milioni per erogare tutte le borse di studio tramite le ADSU, 1 milione e mezzo di euro per attivare il sisma bonus sugli edifici pubblici. Infine ci sono anche 420.000 euro a sostegno dell'editoria, settore che ha proseguito nell'azione di informazione durante l'emergenza Covid, ma che ha subito un crollo verticale della raccolta pubblicitaria. Misure anche per i tirocinanti, per il centro turistico del Gran Sasso e per la Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Riceve 500.000 euro per chi ha proseguito l'attività a servizio dell'emergenza nonostante il lockdown e lo stop ai voli di linea. Il presidente Marsilio parla di una manovra imponente che però ha bisogno del sostegno del governo che deve ristorare le casse della regione. Ci sono più di 5 miliardi e 2. Di buco di bilancio calcolato dalle regioni, dei quali un terzo le regioni a statuto ordinario come l'Abruzzo, circa quindi 1,8 miliardi da distribuire tra le 15 regioni a statuto ordinario, e il governo ha coperto 1,5 miliardi, di cui mezzo andranno alle regioni a statuto ordinario, quindi siamo con 1,3 miliardi in meno in cassa. E questo lo dico mentre noi, è un argomento che avrebbe potuto portare il sottoscritto per primo a dire a tutto il Consiglio fermi tutti, perché abbiamo decine di milioni in meno previste di disponibilità nelle nostre casse, e quindi adesso mettersi a fare i generosi che danno contributi, bonus, interventi economici, sussidi e così via, cioè un lusso che non ci possiamo permettere. Dall'opposizione il centrosinistra rimarca di aver fatto di tutto per migliorare la proposta di legge regionale, verso la quale però restano critici perché, spiegano, il testo ha enormi limiti, primo fra tutti quello dei tempi di attuazione delle misure che slitteranno di mesi a causa dei ritardi accumulati dall'esecutivo nell'approvazione del consuntivo. Proprio sulle coperture ci sono le maggiori perplessità. Quelle prontamente disponibili, dice Silvio Paolucci, sono appena 19 milioni. Nel frattempo si è talmente allargata la platea da rappresentare, per quanto riguarda le tante imprese e i cittadini, sostanzialmente di un piccolissimo contributo. Critico anche il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sottolineano il loro contributo alla legge 118. Uscita completamente modificata dal lavoro in commissione. Le proposte dei 5 Stelle hanno riguardato, tra le altre cose, l'eliminazione del click day, l'aumento del sostegno per gli studenti fuori sede, gli incentivi alla mobilità sostenibile anche per i piccoli comuni e al turismo ciclopedonale. Abbiamo cercato di colmare quelle che erano le lacune di una legge che è arrivata in un modo ed esce dalla commissione completamente cambiata. Non solo per il lavoro delle opposizioni che l'hanno certamente migliorata, ma soprattutto per la grande confusione della Giunta e della maggioranza.